pomeriggio amici sportivi in collegamento dal palazzetto dello sport di Ostuni, Vito Gentile per seguire la 25esima giornata del campionato di Serie B, girone F, la penultima del campionato di Serie B. In campo l'Olimpico Ostuni ospita l'Atletico Cassano per una partita importantissima per entrambe le squadre. L'Atletico Cassano alla ricerca dei tre punti importanti per qualificarsi come una delle migliori quinte per cercare i playoff. L'Olimpico Ostuni, tre punti fondamentali per la salvezza. Andiamo a vedere subito le due compagini con la rosa dell'Atletico Cassano: numero 1 Di Benedetto, 3 Satalino, 4 Piermarco Volarig, 5 Giustino, 7 Barbosa, 8 Vera, 9 Le Monache, 12 Kevin, 13 Greco, 20 Ermanno Volarig, 21 Lo Russo, 27 Alemao. Mister della squadra ospite, mister Pellecchia. La squadra di casa invece con il numero 1 Caramia, 22 De Crescenzo, 3 Castellana, 5 Andrea Lotesoriere, 8 Simone Lotesoriere, 11 Salamida, 18 Ramirez, 19 Schiavone, 21 Colucci, 20 Mario Paz, 9 Dodi Fiorentino, 7 Fabio Quartulli. L'allenatore dell'Olimpico Ostuni è mister Castellana. Olimpico Ostuni che andrà a battere il calcio d'inizio, attaccherà da destra verso sinistra dei nostri schermi, completo tutto giallo, dall'altra parte solito completo per l'Atletico Cassano, bianco celeste, pantaloncini neri. Partita quindi fondamentale per entrambe le compagini, che sicuramente oggi vorranno guadagnare tre punti. Intanto dopo due secondi la rete del Ostuni con il numero 11 Salamida porta già in vantaggio la propria squadra, la rete di Salamida dopo due secondi dall'inizio dell'incontro, una conclusione dalla propria metà campo, una deviazione beffarda, nulla da fare per Di Benedetto, l'Ostuni è già davanti. La reazione del Cassano con Satalino, prova a fare tutto da solo, sbilanciato, palla che resta comunque al Cassano, Alemao, Alemao, la palla è buona per Satalino, calcio d'angolo a favore Cassano, ritmi già altissimi in questi primi 20 secondi dell'incontro. Cassano subito alla ricerca della rete del pareggio, lo scambio tra Alemao e Satalino, dietro per Barbosa, dall'altra parte Kevin pronto a riceverla, allora con calma prova ad impostare il Cassano, Satalino prova a vincere un contrasto, sembra aver avuto la peggio, palla in campo, il palo, poi ancora Olimpico Ostuni, questa volta con il numero 7 Quartulli. Mamma mia quante emozioni qui ad Ostuni, 30 secondi, già due occasioni per l'Ostuni, una concretizzata, un'occasione per il Cassano, capitata sui piedi di Satalino, Satalino che adesso sembra dover lasciare il campo, è già pronto Vera ad effettuare l'ingresso in campo. Problemi anche per Salamida, l'autore del gol, a terra anche lui. Allora noi andiamo ad approfittare per capire qual è lo starting five schierato dalle due squadre per l'Olimpico Ostuni. In porta è schierato il numero 22 De Crescenzo con il numero 9 Fiorentino, 11 Salamida, 20 Mario Paz e il numero 7 Quartulli. Per il Cassano invece scende tra i pari Di Benedetto, Satalino, Barbosa, Kevin e Alemao. Questi quindi i primi 5 schierati dalle due compagini quando sono trascorsi 33 secondi dall'inizio dell'incontro e abbiamo già vissuto grandi emozioni, proprio a conferma che sarà una partita bellissima. Barbosa per Di Benedetto, Alemao, Barbosa lascia Satalino, la deviazione di Mario Paz in fallo laterale, ancora Satalino per Kevin, pressing altissimo da parte della squadra di mister Castellana, cerca la verticalizzazione Kevin, non riesce ad agganciare Alemao, rimessa laterale a favore Ostuni. Noi ringraziamo gli sponsor che permettono questo evento, Dotto Reca Solution, Casbrau, Caffetteria Principe e DS Autori Cambi di Davide Di Monte. Rimessa laterale affidata al numero 7 Quartulli, anche lui protagonista nei primi secondi, un palo colpito da Quartulli, poi sulla ribattuta non è riuscito a chiudere la rete, perde una brutta palla allo Ostuni, Kevin per Alemao, la conclusione deviata, ci sarà calcio d'angolo, il secondo a favore dell'Atletico Cassano che prova ad accelerare i ritmi, Kevin la palla dentro, non c'è nessuna deviazione, palla che termina dall'altra parte, rimessa laterale a favore Ostuni.
Quartulli per il numero 9 fiorentino. Paz, Fiorentino, la verticalizzazione a cercare l'autore del gol, il numero 11 Salamina. Ancora Fiorentino per Mario Paz. Si muove tantissimo lo Stuni in questi primi secondi. Questa volta però il suggerimento è fuori misura, rimessa laterale già battuta dal Cassano. Barbosa per Vera, la palla dentro ancora per Barbosa, troppo lunga, lascia sfilare De Crescenzo, rimessa dal fondo a favore Olimpico Stuni. Fiorentino per Salamina, Fiorentino a cercare Quartulli, Alemão tocca, palla ancora sul fondo, rimessa a favore Olimpico Stuni. De Crescenzo vicino per Quartulli, la verticalizzazione subito per Fiorentino che cerca il dribbling, palla che termina tra le braccia di Benedetto. Kevin prova ad accentrarsi, l'apertura ancora per Alemão, ancora fuori misura, rimessa laterale a favore Ostuni. 25esima giornata del campionato di Serie B che oltre all'Olimpico Ostuni Atletico Cassano vede azzurri Conversano, Shaolin Soccer, Chaminade Cus Molise, Futsal Team contro Futsal Ruvo, Futsal Canosa contro Futsal Capurso, Giovinazzo contro Manfredonia, Isernia contro Barletta. Il lancio profondo di De Crescenzo, palla sul fondo, rimessa a favore Cassano. Ritmi adesso leggermente più blandi rispetto ai primi secondi dell'incontro. Si fa per dire perché di minuti ne sono passati solo due, è in vantaggio l'Olimpico Stuni, una rete a zero, la rete di Salamina dopo due secondi dall'inizio dell'incontro. Mario Pazzi cerca l'apertura, palla sul che oltrepassa la linea laterale, rimessa a favore Cassano. Si batte adesso la rimessa, Barbosa, Alemão, la palla dentro per Kevin, buona la chiusura di Quartulli, poi Paz prova a ripartire, preferisce tornare indietro, da Fiorentino, Quartulli, la verticalizzazione dove non c'è nessun compagno, allora Di Benedetto può ricevere e va a lancio lungo nella zona di Alemão, di testa meglio Fiorentino, Barbosa, Kevin, ancora il suggerimento, ci mette il piede Quartulli, rimessa laterale ancora a favore del Cassano. Kevin dentro per Alemão, cerca lo scambio, messo giù Alemão, non c'è fallo, la ripartenza dello Stuni, 3 contro 2, tocca Vera, poi ancora Salamina, l'errore Alemão, è tutto solo davanti a De Crescenzo, Alemão, la risposta di De Crescenzo, rimessa laterale a favore Cassano. Doppio contropiede, uno per parte, Alemão non è riuscito a battere De Crescenzo, sbaglia Barbosa. Intanto c'è un cambio già per lo Stuni, dentro Schiavone, fuori Quartulli, il lancio profondo di De Crescenzo, palla troppo lunga per Fiorentino, rimette in gioco la sfera di Benedetto. Kevin per Alemão, dentro per Kevin, poi recupera palla Fiorentino, mezza a due, non c'è fallo, poi cerca il dribbling Kevin, Alemão lascia scorrere in fallo laterale. Barbosa per Vera, Barbosa, Alemão, la verticalizzazione è buona, protegge palla Alemão, si lamenta per un contrasto troppo veemente. Kevin prova ad andare via, perde palla, la recupera Schiavone che però è tutto solo, tocca Barbosa, tocca Alemão, rimessa laterale a favore Ostuni. Schiavone per Fiorentino, Mario Paz, Fiorentino, tocca Kevin, rimessa dal fondo a favore Ostuni. De Crescenzo per Fiorentino, Schiavone, Fiorentino, dentro ancora per Schiavone, tocca Barbosa, non riesce a raggiungere la sfera Vera, la recupera Kevin, Kevin dentro per Vera, palla troppo lunga, interviene Schiavone che va a mettere la sfera in fallo laterale.
Kevin tocca per Barbosa, la palla dentro deviata, Schiavone prova a far ripartire i suoi, Schiavone prova a fare tutto da solo, interviene Vera che va a mettere la sfera in fallo laterale. 4 sul cronometro, 1-0 in vantaggio allo Ostuni sul Cassano, la rete di Salamida. Mario Pazza, la conclusione, tocca di Benedetto, palla che termina in calcio d'angolo, il primo a favore dello Ostuni. Pronto a riprendere il gioco Schiavone, la palla per Pazzo, il palo ancora dello Ostuni, che conclusione di Mario Paz. Schiavone, ancora Paz, un gol e due legni per lo Ostuni. Fiorentino, ancora la conclusione, interviene Alemão, di tacco per Barbosa, dentro ancora per Alemão, Paz va a mettere in, la sfera in fallo laterale. Sicuramente corre di più in questi primi minuti lo Ostuni del Cassano. Barbosa per Vera, l'intervento da parte di Ramirez che ha preso il posto di Salamida. Kevin per Vera, Alemão messo giù, è lui però a commettere fallo, calcio di punizione a favore Ostuni. Mario Paz per Adrian Ramirez, il suggerimento fuori misura, rimessa laterale a favore Cassano. Barbosa per Vera, ancora Barbosa, dentro per Alemão, ancora una deviazione di Schiavone, rimessa laterale a favore Cassano. Barbosa dietro per Vera, Kevin, Barbosa si porta la sfera sul sinistro, poi non riesce ad effettuare il cross, rimessa laterale a favore Ostuni. Cassano che quest'oggi deve fare a meno di Chico e Shannamblo, indisponibili. La palla per Quartulli, palla buona, esce di Benedetto in scivolata, rimessa laterale a favore del Cassano. Fuori Alemão, dentro le Monache per la squadra ospite. Schiavone, la sfera per Salamida, poi Ramirez ancora di Benedetto con il piede, altra occasione per lo Ostuni. È la quarta grossa occasione per la squadra di casa. Due pali e adesso grande risposta con il piede di Benedetto. Schiavone cerca la palla lunga, tocca a Kevin, poi ancora Quartulli, la conclusione questa volta con la sfera che termina direttamente in fallo laterale. Poco precisa la conclusione del capitano dello Ostuni, giusto la rimessa dal fondo, non la rimessa laterale. Vera, Barbosa si accentra, Barbosa finta il destro, poi sul sinistro il numero con il suggerimento per le Monache. La palla però aveva già oltrepassato la linea laterale, ci sarà quindi la rimessa a favore dello Ostuni. Schiavone, Adrian Ramirez, Schiavone, ancora la verticalizzazione, palla termina in fallo laterale a favore del Cassano. Barbosa, Vera la conclusione, ancora fallo laterale per il Cassano. Sempre Barbosa, la palla dentro, non c'è la deviazione di Kevin, rimessa dal fondo a favore Ostuni. Noi ringraziamo ancora gli sponsor che permettono questo evento: Dottor Eka Solution, Cars Brau, Caffetteria Principe, DS Autoricambio di Davide Di Monte.
De Crescenzo per Schiavone, Quartulli, la palla dentro, segue Kevin, palla che termina ancora in palo laterale a favore del Cassano. Kevin, la verticalizzazione a cercare le Monache, ancora indietro per Kevin, passaggio impreciso, rimessa laterale a favore dello Stuni. 6 minuti trascorsi, 1-0 in vantaggio lo Stuni sul Cassano. Schiavone per Quartulli. De Crescenzo, palla profonda di testa Barbosa. Le Monache prova a tenere la sfera in campo. Palla che oltrepassa la linea laterale, ci sarà rimessa a favore dello Stuni. Schiavone per Quartulli, la conclusione è ribattuta da Kevin, fallo laterale. Profonda, tocca Kevin, calcio d'angolo a favore del Ostuni. Schiavone, la palla ancora per Ramirez, questa volta conclusione alta. Vera prova a fare tutto da solo, Vera, il numero di Vera, ancora Vera, la palla dentro, blocca De Crescenzo, la ripartenza dello Stuni con Schiavone che però non riesce a controllare. Riprende il gioco il Cassano, le Monache per Barbosa. Le Monache, è partito Barbosa, servito adesso, l'anticipo ottimo di Quartulli. Poi l'apertura, tocca a Kevin. Salamida, lo scontro, non c'è fallo. Poi Vera, ancora lui, un altro dribbling, prova a fare tutto ancora da solo Vera. L'apertura buona per Barbosa, non ci sono spazi, allora si torna indietro da Kevin, le Monache, Barbosa, Vera, ancora indietro per le Monache, si chiude adesso bene nella propria metà campo lo Stuni, Vera dentro per Kevin, esce De Crescenzo che va a bloccare, Salamida per Schiavone, Quartulli, tocca Barbosa, rimessa laterale a favore dello Stuni. Intanto c'è un richiamo per Salamida. Si riprenderà il gioco con la rimessa dello Stuni. Ricordiamo che in classifica il Cassano di punti ne ha 40, 26 per l'Olimpico Stuni, 14 punti di differenza tra le due squadre. All'andata però vinse lo Stuni per 5 reti a 2 in quelle di Cassano. Calcio d'angolo a favore dello Stuni, la conclusione di Mario Pazzi deviata. È pronto a riprendere il gioco Schiavone. La palla per Quartulli! Sul fondo la conclusione di Quartulli, altra grande occasione per lo Stuni. È nata la conclusione, Quartulli tutto solo. Non ha seguito la marcatura Barbosa. Mario Pazza, la palla ancora per Quartulli. La conclusione ancora una volta di poco alla sinistra di Benedetto. Gioca a memoria la squadra di mister Castellana che sta mettendo in seria difficoltà l'Atletico Cassano. Lo Russo per Barbosa, prova a fare tutto da solo, ancora Barbosa, tocca lui per ultimo, rimessa laterale a favore Ostuni. Fuori Vera, dentro Alemão. Fiorentino per Mario Paz. De Crescenzo in difficoltà, deve lanciare la sfera lontana
dalla propria area, rimessa laterale a favore Cassano. Barbosa per lo Russo, attaccato da Paz. Alemão, la sponda per lo Russo, interviene Lottesoriere, poi Mario Paz, dietro per Fiorentino, Salamida, ancora per Lottesoriere, l'anticipo di Le Monache, con la palla che termina in fallo laterale. Simone Lottesoriere per Paz, dietro per De Crescenzo. La palla profonda termina dall'altra parte, rimessa dal fondo a favore del Cassano. Di Benedetto per Le Monache. Sbaglia un altro passaggio Le Monache, rimessa laterale a favore Ostuni. Riprende il gioco Mario Paz. Fiorentino, la conclusione ancora alta, riesce comunque sempre a concludere la squadra di casa, che non sta soffrendo affatto il pressing del Cassano. Barbosa, la palla alta, tocca il soffitto, ci sarà la rimessa laterale a favore del Ostuni. Mario Paz, la palla dentro per Salamida, ancora dentro per Paz, tocca Alemão, rimessa ancora a favore dello Ostuni. Mario Paz, la palla per Lottesoriere, la conclusione svirgolata, palla sul fondo. Con le mani di Benedetto, la palla per Le Monache, che però andava nell'altra direzione, rimessa dal fondo, questa volta a favore dello Ostuni. 9 minuti e 30 secondi trascorsi nel primo tempo, sempre in vantaggio lo Ostuni. Mario Paz prova ad andare via, tocca lo Russo, rimessa laterale a favore del Ostuni. Fuori Lottesoriere, dentro Schiavone per la squadra di casa. Fiorentino, Schiavone, De Crescenzo, la palla arriva alle Monache. Le Monache prova ad andare via, messo giù, questa volta c'è fallo. Fallo commesso da Salamida, calcio di punizione a favore Cassano. Fuori Salamida, dentro Ramirez. Sulla sfera è pronto Barbosa. Parte Barbosa, la conclusione in porta, la deviazione, palla sul fondo, la deviazione di Fiorentino, calcio d'angolo, lo Russo per ancora per Barbosa, conclusione sul fondo. De Crescenzo per Fiorentino, Ramirez, Schiavone, Mario Paz, Schiavone, Ramirez, tocca Vera, la palla per lo Russo che aggancia, viene con il sinistro, la sponda per Le Monache, la palla sul fondo, grande conclusione di Le Monache. Ramirez, Mario Paz di prima per Schiavone, tocca avere, lo Russo prova ad evitare il fallo laterale, non ci riesce, rimessa a favore Ostuni. Schiavone per Fiorentino, Ramirez, Fiorentino,
la deviazione di Lemone, che ancora rimessa laterale a favore Ostuni. Mario Pazzi per Fiorentino, Schiavone costretto a mettere la sfera in fallo laterale, per poco non approfittava Lemao. Lo Russo, Di Benedetto, si lamenta Pazzi per un'ostruzione. Schiavone, la conclusione, palla deviata in fallo laterale da Vera. Ramirez per Fiorentino, Paz lascia sfilare per Schiavone, ottimo l'1-2, poi Paz, la conclusione ribattuta, Alemao cerca la conclusione in porta, blocca De Crescenzo. Ramirez per Fiorentino, Paz attaccato da Alemao, messo giù, c'è il fallo di Alemao, calcio di punizione a favore Ostuni. Due falli commessi dal Cassano, uno dallo Sturm. Ramirez per Fiorentino. Ancora Ramirez, Schiavone. Intervento di Lo Russo, ancora rimessa a favore dello Sturm. Schiavone per Fiorentino, va via a secco a Kevin, poi a Lemao. Protegge palla e si lamenta per un intervento falloso di Fiorentino. Kevin di testa. Con il pugno De Crescenzo, Vera prova a mantenere viva l'azione offensiva del Cassano, ma è più bravo Ramirez che prova ad andare via. L'intervento di Lo Russo dall'altra parte, Vera prova a puntare la porta, interviene Fiorentino, allora Kevin con calma all'indietro per Alemao. Vera, Kevin, Lo Russo, l'intervento di Ramirez, poi Schiavone prova a raggiungere la sfera, sfera che arriva a Di Benedetto. Kevin, palla per Lo Russo, l'intervento di Ramirez che prova a far ripartire i suoi. Fiorentino ancora dietro per Ramirez, Schiavone, Fiorentino, Ramirez, Schiavone, Fiorentino. Fitta trama di gioco del Ostuni che mantiene il possesso. Ramirez attaccato da Lemao, ruba palla a Lemao, dentro per Kevin, la parata di De Crescenzo, grande risposta dell'estremo difensore dello Ostuni, ma Kevin avrebbe potuto fare di meglio in questa circostanza. Alemao cerca la conclusione, la deviazione in calcio d'angolo. Lo Russo dietro per Vera. Vera ruba palla a Mario Paz. Poi prova ad andare via, lo fa bene Paz, il suggerimento per Quartulli, poi in scivolata Fiorentino, lo scontro duro con Vera e a terra anche Lo Russo nello scontro in precedenza con Mario Paz. Davvero molto dolorante, sembra il numero 9 Fiorentino. Cassano che si dispera ancora per l'occasione sciupata in precedenza, quando Kevin ha sbagliato un vero e proprio rigore in movimento. Bravo anche De Crescenzo con le ginocchia, dato a respingere, evitando la rete del pareggio. 11:30 trascorsi in questa prima frazione, 1-0 vantaggio allo Ostuni, decide la rete di Salamida. Fuori Fiorentino, dentro proprio Salamida, si riprende il gioco Barbosa, possesso Cassano, la palla per Kevin, cercava la triangolazione con Lo Russo, palla in fallo laterale, rimessa a favore Ostuni, time out chiamato dall'Olimpico Ostuni. Noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità.
inquadrata la panchina del Cassano, le indicazioni di Alemão e mister Pellecchia ai propri compagni. Terminato il time out, si riparterà con la rimessa laterale a favore dello Studi, che sta gestendo bene la rete del vantaggio. In realtà la squadra di mister Castellana è andata anche più volte vicino alla rete del raddoppio. Ricordiamo due pali colpiti dall'Olimpico Studi. Schiavone per Mario Paz. Quartulli, Salamida. La palla lunga, vera in anticipo su Schiavone, poi la palla lunga. De Crescenzo evita il calcio d'angolo. Mario Paz, finta la conclusione, rientra sul sinistro, poi Schiavone. Quartulli prova ad andare via, la spinta di Lorusso sotto gli occhi del direttore di gara. Calcio di punizione a favore Ostuni. L'esigenza di asciugare una parte del parquet, adesso si potrà riprendere il gioco. Calcio di punizione a favore Ostuni, sulla sfera c'è Schiavone. Schiavone per Salamina, Schiavone dietro per De Crescenzo. Mario Paz sbaglia, poi recupera la sfera, tocca a Kevin, esce De Crescenzo. Schiavone, Salamida, tocca allo Russo, Vera, la palla per Kevin che non riesce ad agganciare. Rimessa laterale a favore ancora dei padroni di casa. Mario Paz, scambio con Schiavone, poi ancora per Schiavone, Salamida, tocca Barbosa, ancora rimessa laterale a favore dello Studi. Quartulli cerca la verticalizzazione, non ha seguito l'azione Salamida, allora Vera. Barbosa, Kevin, Vera, dentro ancora per Kevin. La palla dietro per Lorusso, la conclusione potente, poco precisa, palla che termina sul fondo. Schiavone, Quartulli, tocca Lorusso che recupera il possesso, Vera, anzi scusate le monache, ha preso il posto proprio di Kevin. Lorusso ancora per Kevin, dietro per le Monache, Barbosa. Le Monache, Barbosa, Lorusso. Ancora Barbosa, attaccato da Salamida, Barbosa rientra sul destro. La respinta di De Crescenzo. Conclusione piuttosto centrale, ma abbastanza potente. Quella di Barbosa. Mario Paz per Schiavone. Quartulli. Mario Paz, Salamida, Quartulli lascia sfilare le Monache, rimessa laterale a favore Cassano. Kevin, Barbosa, la conclusione, Barbosa per l'1-1 del Cassano. Conclusione angolatissima, quella di Barbosa, che con la punta è andato a calciare in maniera potente. Nulla da fare in questa circostanza per De Crescenzo,
Ostuni che sembra aver accusato il colpo, rimessa laterale a favore del Cassano, le Monache, ancora per Barbosa, lascia sfilare per Kevin. Vince due rimpalli Kevin, poi Quartulli. Palla lunga, rimessa laterale a favore Ostuni. C'è stata una deviazione di Kevin. Rimessa laterale in zona offensiva per la squadra di casa. Quartulli per Schiavone, la conclusione un pochino schiacciata. Ci sarà rimessa dal fondo a favore del Cassano. Barbosa, lo russo, le Monache. Barbosa per Kevin, lo russo, tacco bene per le Monache, poi perde palla, la recupera Ramirez, l'apertura per Salamida, palla troppo lunga, rimessa laterale a favore Cassano, Barbosa per le Monache, Kevin, le Monache, lo russo. La palla per Kevin, palla buona, col sinistro! Kevin! Per il 2-1 del Cassano. Fuori lo russo, dentro Alemão. 5:30 al termine del primo tempo, il Cassano ha ribaltato il risultato, è in vantaggio per 2-1 con le firme di Barbosa e Kevin. Quartulli messo giù, quarto fallo commesso dal Cassano, calcio di punizione a favore dell'Olimpico Ostuni. Calcio di punizione sulla sfera, c'è Schiavone. Adesso la squadra di casa a dover rincorrere. Schiavone, la palla dentro per Paz, che aggancia, lo riesce a calciare, si torna indietro da Schiavone. Ancora Paz, dentro per Schiavone, tocca a Kevin, recupera le Monache. Kevin non riesce ad agganciare. Ci sarà rimessa laterale a favore Ostuni. Ramirez per Schiavone. Mario Paz, Schiavone. Adrian Ramirez, Schiavone per il numero 21 Colucci. Ha preso il posto di Salamida. Ramirez, Paz. Colucci sbaglia il suggerimento. Sarà rimessa laterale a favore del Cassano. Time out chiamato da mister Pellecchia. Noi ci fermiamo ancora per qualche secondo di pubblicità. Minuti 41 secondi al termine del primo tempo, Ostuni 1 Cassano 2. Ostuni che ha commesso un fallo, 4 i falli commessi dal Cassano. Squadra di casa che per circa 13 minuti è stata in pieno possesso dell'incontro, era in vantaggio
di una rete, poi negli ultimi minuti il Cassano ha preso il sopravvento trovando due reti che gli permettono di essere in vantaggio adesso. Barbosa mezza due va via per la conclusione alta. Paz recupera la sfera, Kevin messo giù tra due giocatori dello Ostuni. Calcio di punizione, cartellino giallo per Ramirez. Calcio di punizione affidato al numero 12, Kevin, autore della seconda rete del Cassano. Laterale a favore Ostuni. Schiavone per Mario Paz, l'unico giocatore a non essere mai stato sostituito fino a questo momento. Ramirez, Mario Paz, Schiavone, Mario Paz, Colucci, Schiavone riesce ad agganciare. È stata però una deviazione di Barbosa, allora la rimessa sarà a favore dello Ostuni. Un intervento tra Barbosa e Colucci, un braccio largo da parte di Barbosa, Colucci a terra, non ha visto nulla il direttore di gara. Intanto per proteste c'è un cartellino giallo ai danni di Fiorentino che era seduto in panchina. Alza Colucci, ci sarà rimessa laterale a favore del Cassano. Ostuni che cambia due giocatori, fuori Colucci, dentro Salamina, dentro anche Quartulli. Alemão restituisce palla, sono rimessa dal fondo a favore dello Ostuni. Schiavone per Salamida, Schiavone, Mario Paz, Salamida, Quartulli, perde una brutta palla, Alemão sul fondo, grande conclusione di Alemão, al centro c'era anche Le Monache, ha preferito calciare il numero 27 del Cassano. Salamida, Mario Paz, il dribbling sulle Monaco, Schiavone, Salamida, guarda, palla, la recupera Barbosa, Barbosa va via, ancora Barbosa, Barbosa per il 3-1 del Cassano, che gol di Barbosa. Mario Paz per Fiorentino, Ostuni sotto di due reti. Mario Paz per Quartulli,
Paz, Quartulis, Chiamone, tocca le monache in fallo laterale, Fiorentino per Schiavone, Fiorentino, Mario Paz, Quartulli, tocca ancora Barbosa, rimessa laterale a favore Ostuni, Fiorentino prova ad andare via, vince il contrasto Barbosa, poi le monache, attaccato sempre da Fiorentino, deve liberare, lo fa andando al lancio profondo, palla che resta in campo, tocca Quartulli, poi Kevin attacca Paz, Schiavone spalla alla porta, costretto a mettere la sfera in fallo laterale, fuori Barbosa, dentro Vera, Kevin, Vera, la palla dentro, recupera Schiavone, Quartulli, Mario Paz, prova ad andare via, lo fa bene Paz, la palla dentro, Quartulli, il miracolo di Di Benedetto, mamma mia che grandissima occasione per lo Studi. Intanto allontanato dalla panchina mister Castellana, il mister dello Studi per proteste. Lascia il campo il coach del Ostuni. Adesso si va a posizionare in tribuna. Ma pochi secondi fa lo Studio è andato vicino alla rete del 2-3. La grande occasione di Quartulli che quasi sulla linea di porta si è visto negare la rete da Di Benedetto. Di Benedetto che si è reso protagonista di un grandissimo intervento che tiene ancora più due il Cassano dallo Studio. Vera. 1.30 al termine del primo tempo, Alemão, le monache, Kevin, Vera, le monache, passa la linea laterale, ci sono rimessa, Mario Paz per Schiavone, ancora Paz, Quartulli. Anche in questo caso è uscita la sfera, rimessa questa volta a favore del Cassano, fuori Quartulli, dentro Ramirez. Kevin, palla troppo lunga per Alemão, blocca De Crescenzo, Ramirez, Schiavone per Mario Paz, Schiavone. Fiorentino, ancora Schiavone, Mario Paz, va via bene a Vera, Mario Paz prova ad entrare sul destro, la palla dentro per Ramirez che sbaglia il passaggio, avrebbe potuto e forse doveva calciare Ramirez che invece ha peccato di altruismo sbagliando il suggerimento, Mario Paz per Fiorentino, ancora palla fuori, rimessa laterale a favore Cassano. Palla ancora viva, Alemão tocca, palla sul fondo, protesta per una trattenuta Alemão, non c'è il fischio del direttore di gara, si continua a giocare a 30 secondi dal termine del primo tempo, Mario Paz per Schiavone, Mario Paz, l'apertura per Fiorentino che rientra sul destro, la conclusione ribattuta dalle monache, rimessa laterale a favore Ostuni, Mario Paz, ancora lui prova a puntare le monache, la palla dentro Ramirez, questa volta è Kevin
a dire di no al 2-3 dello Ostuni. Ramirez per Paz, la conclusione tra un tiro e un cross, palla che termina in fallo laterale a favore del Cassano. Di Benedetto, palla lunga e quasi un tiro, palla che termina sul fondo. Schiavone, la palla dentro, mette fuori le Monache, 2 secondi al termine del primo tempo. Ramirez, Schiavone deve concludere, Schiavone, palla sul fondo, arriva il duplice fischio del direttore di gara, finisce qui il primo tempo tra Olympique Ostuni e Atletico Cassano, in vantaggio la squadra ospite per 3-1, la doppietta di Barbosa e la rete di Kevin, era passato in vantaggio allo Ostuni con la rete di Salamida, partita a ritmi altissimi. Mi ha regalato grandi emozioni in questi primi 20 minuti effettivi di incontro. Noi ci fermiamo per qualche minuto e poi ancora insieme per il secondo tempo tra Olympique Ostuni e Atletico Cassano.
Tutto pronto per il secondo tempo tra Olimpico Ostuni e Atletico Cassano. Il primo tempo è terminato con il risultato di 3-1 a favore della squadra ospite. Le reti di Barbosa, doppietta per lui, e la rete di Kevin, che ha trovato il pareggio dopo la rete al primo minuto del primo tempo di Salamida. Riprende il gioco il Cassano, che attaccherà da destra verso sinistra dei nostri schermi in questa seconda frazione. Alemão per Kevin, Vera ancora per Alemão, Vera perde palla, la recupera Paz che riesce solo a toccare. Primo tempo che ha visto un buon Ostuni per gran parte del primo tempo, poi il Cassano alla lunga è riuscito a trovare la rete del pareggio, poi il doppio vantaggio che permette alla squadra di Pellecchia di affrontare il secondo tempo con una maggiore tranquillità. Ottimo intervento di Kevin, poi Barbosa prova a complicarsi un po' la vita. Fiorentino non riesce a tenere la sfera in campo, ci sarà rimessa dal fondo a favore del Cassano. Alemão recupera palla, Schiavone per il 2-3 del Ostuni. Schiavone scuote i suoi compagni. Schiavone, brutta palla persa però da Alemão, che ha permesso al numero 19 dello Ostuni di presentarsi al 2 per 2 con Di Benedetto. Grande conclusione a raso terra, nulla da fare per l'estremo difensore del Cassano. Accorcia le distanze lo Ostuni, come nel primo tempo, trova la rete nel primo minuto di gioco. Ottimo intervento di Ramirez, che anticipa Vera. Ci sarà rimessa laterale a favore del Cassano. Vera per Barbosa, cerca la porta, la ribattuta di Fiorentino, poi Vera, ancora Vera con i pugni, risponde De Crescenzo dall'altra parte, recupera palla Kevin, poi Vera prova a proteggere palla, lo fa bene Kevin, ancora De Crescenzo, Kevin in palla, Alemão, forse con la mano Schiavone sulla linea di porta, calcio di rigore, cartellino rosso per Schiavone. Braccio largo di Schiavone, che voleva evitare la rete di Alemão. Era vicino il direttore di gara, che non ha avuto nessun dubbio. Fallo di mani, cartellino rosso, calcio di rigore per il Cassano, che ha una grande occasione per riportarsi a più due. Dal dischetto è pronto Alemão. Ostuni che adesso giocherà in quattro uomini, è pronto ad entrare Quattugli appena arriverà l'indicazione del direttore di gara. Alemão contro De Crescenzo, il fischio, parte Alemão, 4-2 Cassano, Alemão. Può entrare in campo Quartulli, ristabilita quindi la parità numerica in campo. C'è stata l'espulsione di Schiavone, dopo la rete del Cassano. È tornata in 5 uomini lo Ostuni. Alemão non riesce a calciare, recupera palla De Crescenzo, Paz
sempre più 2 il Cassano, che ha annullato la rete di Scavone, ha trovato la rete del 2-3 nel primo minuto del secondo tempo. Ramirez prova ad andare via, interviene Barbosa, poi Paz prova ad andare via, lo fa bene Paz, la palla dentro, blocca di Benedetto. Kevin Alemão dietro per Barbosa, la verticalizzazione per Kevin, 1-2 con Barbosa, interviene Paz, poi ancora Barbosa, Alemão, Vera, la palla per Kevin, rimessa laterale a favore dell'Ostuni, fuori Ramirez, dentro Colucci, Fiorentino per Mario Paz, Colucci recupera la palla Barbosa, poi messo giù, calcio di punizione a favore del Cassano. Secondo fallo commesso dalla squadra di casa. Kevin, Barbosa, Vera, Alemão. Kevin prova ad andare via, è più veloce Paz, arriva Fiorentino che tocca la sfera in fallo laterale. Anticipo di Fiorentino su Alemão, poi provare ad andare via, ostruzione di Kevin, calcio di punizione a favore Ostuni e primo fallo del Cassano in questo secondo tempo. Quartulli per Fiorentino, Mario Paz, Quartulli, grande tornamento di Vera che prova ad andare via, messo giù, non c'è fallo. Continua a giocare tra le proteste di Vera e compagni. De Crescenzo. Palla profonda dall'altra parte di Benedetto, blocca. Alemão, ripeto, mette giù Alemão, la conclusione è potente, arriva tutta da Fiorentino. Si torna indietro da Kevin per Alemão. Dall'altra parte Barbosa. Barbosa, prova ad andare via. Barbosa, la risposta di De Crescenzo. Colucci trattenuto. Calcio di punizione. E cartellino giallo ai danni di Barbosa. Vistosa di Barbosa ai danni di Colucci, calcio di punizione, cartellino giallo ai danni del numero 7 in maglia bianco-celeste. Fuori Barbosa, dentro le Monache. Pronto Fiorentino, in barriera per Di Benedetto, parte Fiorentino, lascia Paz, la palla proprio per Fiorentino, lo scambio con Paz, l'intervento in scivolata di Alemão che mette palla in fallo laterale. Mario Paz per Fiorentino, lo tesoriere per Colucci. Mario Paz, lo tesoriere, prova ad andare via, l'intervento di Le Monaco che mette la sfera in fallo laterale. Mario Paz, Fiorentino, lo tesoriere, a spazio lo Ostuni, recupera bene Le Monaco, poi Vera, perde palla, rimessa laterale a favore Ostuni. Mario Paz per Colucci, Fiorentino, Colucci,
recupera Vera, ancora Colucci, Kevin, la palla per Vera, il pallonetto, poi la conclusione, la risposta di Paz che ci mette il corpo. Rimessa laterale a favore Ostuni, fuori Colucci, dentro Ramirez, fuori Vera, dentro Barbosa per il Cassano, Le Monache, Kevin, Le Monache, Alemão, Barbosa, Le Monache prova ad andare via, non riesce a mantenere il possesso palla. Ramirez, Fiorentino, attaccato dal Russo, che ha preso il posto di Alemão. Ci sarà rimessa laterale a favore Ostuni, Mario Paz per De Crescenzo, Mario Paz prova ad andare via, la palla lunga, interviene Kevin, poi Barbosa, lo Russo, non c'è nessuno da mettersi, allora si torna indietro da Kevin, Le Monache prova a fare tutto da solo, il dribbling su Mario Paz, Le Monache la conclusione, palla fuori, con le mani di Crescenzo per Fiorentino, Quartulli, Fiorentino, lo tesoriere, Fiorentino, palla profonda, la deviazione di Kevin, poi lo tesoriere, recupera bene Le Monache, Kevin! Per il 5-2 di Kevin, doppietta anche per lui. Brutta palla persa da Ramirez. Gran lavoro di Le Monache che poi ha messo palla al centro, dove Kevin non poteva far altro che spingere verso la porta. E arriva il 5-2 del Cassano, più 3 sullo Studi. Doppietta quindi per Kevin Barbosa. Ramirez, la palla dentro per Fiorentino che non riesce però a tenere la sfera in campo, fuori Kevin, dentro Vera, lo Russo per Barbosa, Vera, lo Russo di testa prova ad allungare per Le Monache, palla che in qualche modo arriva al numero 9 del Cassano, poi Barbosa trova una deviazione di lo tesoriere in fallo laterale, Vera per Barbosa, perde palla poi Di Benedetto, va al lancio lungo, Quartulli, Fiorentino, la conclusione sul fondo, Barbosa, Vera, 1-2, splendido poi Barbosa, non riesce a controllare. Allora recupera palla lo Studi con Fiorentino che riesce ad andare via, poi raddoppio di Lo Russo, ultimo tocco proprio del numero 21 in maglia biancoceleste, rimessa laterale a favore Studi. Noi ringraziamo Dottorica Solution, Cars Brau, Caffetteria Principe e DS Autoricambi di Davide De Monte per permettere questo evento. Ramirez, Quartulli, Ramirez, Fiorentino, Quartulli, un contatto non falloso con Le Monache, si continua a giocare, lo tesoriere prova ad andare via, ancora Le Monache prova ad andare via in mezzo a due, lo tesoriere lo fa bene, poi Ramirez dall'altra parte per Quartulli, non c'è nessuno sul secondo palo, palla che si spegne sul fondo, con le mani di Benedetto, la palla per Vera, tocca Ramirez, Le Monache dentro per Vera, il pallonetto, il grande intervento di De Crescenzo, ultimo tocco di Vera, rimessa laterale a favore Ostuni, Ramirez per Andrea lo tesoriere, il lancio di De Crescenzo fuori misura per Quartulli, rimessa laterale a favore del Cassano, Di Benedetto, Barbosa, sbaglia il suggerimento per Lo Russo, rimessa laterale a favore dello Stone,
Ramirez, Mario Paz, Andrea Lotesciorire, Mario Paz, va via secco allo russo, ancora Mario Paz, il raddoppio di Vera, intervento sulla sfera, rimessa laterale a favore dello studio, Ramirez, quarto uno, Mario Paz, prova ad andare via lui, la palla dentro, poi palla che resta in area di rigore, mette fuori Barbosa, si era alzato un campanile dopo la deviazione di Vera, palla che poi è terminata in fallo laterale. 7 minuti trascorsi nel secondo tempo, 5-2 in vantaggio il Cassano sullo Stuni. Lo tesorire per Mario Paz, quart'uno. Lo tesorire, Mario Paz, Ramirez. Ancora Ramirez, lo tesoriere, Mario Paz, va via le monache, occhio a Mario Paz, recupera la palla Vera, 2 contro 1, Vera sbaglia il suggerimento per Barbosa, allora è un 4 contro 2, Mario Paz per lo tesoriere, ancora Mario Paz, da lì può calciare, Di Benedetto respinge in palla laterale. Lo tesoriere. Ancora la conclusione, questa volta ribattuta da Vera, fuori Barbosa, dentro Kevin. Mario Paz, ancora la conclusione dalla distanza, la deviazione bielorusso in fallo laterale. Lo tesoriere, le monache, riprende il gioco Ramirez per lo tesoriere, Mario Paz, De Crescenzo, lo tesoriere, attaccato da Vera, Mario Paz, attaccato dallo russo, adesso a tutto campo il Cassano alla ricerca della sfera, Ramirez, Mario Paz. Lo tesoriere, intervento di Lorusso, rimessa laterale, a favore Ostuni, Ramirez, Mario Paz, Ramirez, perde palla, la recupera alle monache, poi va via a Ramirez con un tunnel. Ultimo tocco di Ramirez, il direttore di gara indica la rimessa laterale a favore del Cassano dopo una piccola indecisione. Kevin rischia in area di rigore, poi serve Vera, la palla dentro per Kevin, dall'altra parte l'apertura per le monache, fuori misura, ci sarà rimessa laterale a favore dell'Ostuni, Fiorentino per Mario Paz, Fiorentino, Mario Paz, Quartulli, Fiorentino, Quartulli, conclusione alta. Russo per Kevin, la palla dentro, poi ci prova Di Benedetto, di testa Fiorentino, Vera, Kevin, lo russo, Kevin, Vera, le monache, la palla dentro per Kevin con i tempi giusti, poi Kevin non riesce a calciare, blocca De Crescenzo, poi Mario Paz perde palla, lo russo sul pallone, poi le monache, lo russo, adesso partita maschia, intervento in scivolata di Fiorentino, rimessa laterale a favore Cassano, fuori Quartulli, dentro Colucci, è caduto in maniera scomposta Mario Paz, che adesso si rialza. Sembra aver messo male il ginocchio il numero 20 dell'Ostuni. Intanto ringraziamo la Dottor Rica Solution, Cars Bravo,
Caffetteria Principe e DS Autoricambi di Davide Rimonte per permettere questo evento. Rimessa laterale a favore del Cassano, Le Monache restituisce palla all'Olimpico Ostuni. Fuori Vera, dentro Barbosa. Mario Paz per Fiorentino. Lo tesoriere. L'intervento di Lorusso. La rimessa ancora a favore dello Ostuni. Mario Paz per Fiorentino. Lo tesoriere. Mario Paz. Colucci. Mario Paz. Colucci. La palla dentro, Barbosa con un braccio. Fiorentino! Di Benedetto, poi Kevin mette in fallo laterale, anzi no, recupera Lorusso, recupera a sua volta Colucci, la conclusione Kevin con il corpo, ultimo tocco di Colucci, rimessa laterale a favore del Cassano. Kevin, lo scambio con Di Benedetto, Le Monache. Barbosa, 1-2, recupera palla allo Ostuni, solo per un attimo. Occhio alla ripartenza del Cassano con Lorusso, dall'altra parte c'è Kevin. Sbaglia Lorusso. Fuori Kevin, dentro Alemão. Sbaglia incredibilmente Fiorentino, riparte il Cassano con Lorusso per Alemão. Le Monache. Alemão. Barbosa. Alemão, la palla dentro per Le Monache. Interviene Mario Paz. L'instancabile numero 20 dello Ostuni. Lo tesoriere per Colucci. Dall'altra parte Fiorentino. Mario Paz. Colucci. Le Monache. E poi ha ammonito Colucci per simulazione. Colucci, dentro Ramirez, si riprenderà con la rimessa laterale a favore dello Ostuni. 11 minuti trascorsi, Olimpico Ostuni 2, Cassano 5. Paz per Quartulli, Vera col corpo, poi Paz sul fondo. Le mani di Benedetto per Barbosa, prova ad andare via lui, poi all'indietro per Vera, Lorusso, Vera, non riesce a controllare la sfera, rimessa per lo Ostuni, Fiorentino tra due maglie del Cassano, perde palla, poi di tacco Lorusso per Vera, Barbosa, Lorusso, sbaglia Lorusso e sbaglia anche Ramirez. Laterale a favore Cassano, Vera per Barbosa, tocca ancora Ramirez, altra rimessa laterale per il Cassano. Time out chiamato da mister Pellecchi, noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità.
Rimessa laterale a favore del Cassano, 5-2 in vantaggio la squadra ospite. Alemão mette giù di petto, poi Fiorentino spedisce in palo laterale. Barbosa per Vera. Alemão prova a girarsi. Alemão, che grande conclusione, grande risposta di De Crescenzo. Ramirez per Paz. Ramirez a 8 dal termine. Lo Stuni schiera il quinto uomo, il portiere di movimento, fuori De Crescenzo, dentro lo tesoriere. E allora parte come sempre il giro palla ad aspettare il varco giusto per poter sfruttare la superiorità numerica in campo. Mario Paz per Ramirez, lo tesoriere, la palla dentro, Di Benedetto mette fuori. Mario Paz, Quartulli, Fiorentino, Quartulli. Questo è il tema dell'incontro probabilmente da qui alla fine. Ramirez prova ad andare via, lo tesoriere, la palla dietro per Paz che prova a guadagnare metri. Fiorentino, si chiude nuovamente il Cassano, Quartulli, Fiorentino, Quartulli, lo tesoriere, sbaglia il, lo Stuni, riprende subito il gioco, Vera cerca la porta, recupera la sfera Fiorentino. Allora lo tesoriere si va a riposizionare lì sulla linea di fondo. Partita a scatto. Adesso palla dentro di Ramirez, mette fuori Di Benedetto, poi Alemão per il 6-2 del Cassano. Punito l'Olimpico Stuni per aver sfruttato male il portiere di movimento. Portiere di movimento che aveva permesso all'andata proprio tra Cassano e Ostuni di portare a casa i tre punti. In quella circostanza lo Ostuni aveva sfruttato benissimo il portiere di movimento che era stato schierato sin dalla prima frazione. In questa circostanza Alemão a porta vuota ha trovato la rete del 6-2. Occhio a Kevin Barbosa, porta ancora sguarnita, mette in fallo laterale Ramirez. Un fallo cumulativo assegnato al Ostuni per i falli che ha commesso tre in questa seconda frazione. Fuori lo tesoriere, in porta nuovamente De Crescenzo. Blocca De Crescenzo, Quartulli, Mario Paz, sfrutta ancora male la sostituzione dello Stuni. Allora Paz è costretto a mettere la sfera in fallo laterale. Kevin, Vera dietro per Di Benedetto, la conclusione di Di Benedetto in due tempi, blocca De Crescenzo. Mario Paz, la verticalizzazione a cercare Fiorentino, recupera palla Kevin, Vera, sbaglia Vera, recupera Ramirez, poi ci mette una pezza proprio il numero 8 del Cassano, sbaglia Barbosa e allora fuori De Crescenzo, dentro lo tesoriere. Fiorentino, Quartulli, Mario Paz, Fiorentino, ancora Mario Paz, Ramirez, la palla dentro, ancora male il, lo Stuni, poi Barbosa cerca ancora la porta, meno preciso di Alemão, ci sarà rimessa dal fondo a favore dello Stuni.
riprenderà il gioco De Crescenzo quando mancano 5 minuti e 30 secondi al termine dell'incontro. Più 4 il Cassano sullo Ostuni. Mario Paz. Via Mario Paz a Vera, Mario Paz, la palla dentro, bravissimo Kevin. Posizionato benissimo il numero 12 del Cassano. Fuori De Crescenzo, dentro lo tesoriere. Fiorentino, Mario Paz, la palla dentro, deviata da Barbosa in pallo laterale. Quartulli per Fiorentino. Mario Paz. Tocca Barbosa. Rimessa laterale a favore dello Ostuni. Fiorentino per Quartulli. Fiorentino, Quartulli. Mario Paz. Quartulli. Mario Paz. Quartulli, la palla buona per lo tesoriere. Dentro Barbosa poi di Benedetto. Cerca la porta di Benedetto, Fiorentino con il petto evita la rete del 7-2. Mario Paz. La palla per Quartulli poi. Kevin. Fiorentino. Mario Paz. Fiorentino. Quartulli. Ramirez. Fiorentino, spazio adesso lo Ostuni, cerca la porta Fiorentino, poi Quartulli. Mario Paz. Ramirez. Fiorentino, Quartulli. Mario Paz. Prova a fare tutto da solo Di Benedetto in due tempi, poi cerca la porta con il pugno Di Benedetto fuori dall'area di rigore Di Benedetto. Rimedia un cartellino giallo per aver colpito con il pugno la sfera proprio fuori dalla sua area di competenza. Allora ci sarà calcio di punizione a favore dello Ostuni. Aveva cercato la conclusione in porta Di Benedetto colpendo un calciatore dello Ostuni. Poi ha dovuto rimediare. Da lì è scaturito il calcio di punizione a favore dello Ostuni. Mario Paz e Ramirez sulla sfera, si allontana il numero 18 dello Ostuni, due in barriera per Di Benedetto. Mario Paz, la conclusione, Alemão respinge, poi Di Benedetto con il piede mette in fallo laterale. In campo De Crescenzo, sarà lui il portiere di movimento, non più lo tesoriere. De Crescenzo, Fiorentino, Mario Paz, Fiorentino, Mario Paz, Fiorentino, De Crescenzo, la palla dentro, Alemão, ci prova ancora Alemão. Mario Paz posizionato bene, recupera palla per lo Ostuni e si riprende ancora con il giro palla della squadra di casa. Fiorentino, Mario Paz, ancora Fiorentino, De Crescenzo, Fiorentino per Mario Paz, Ramirez, Quartulli, la palla dentro, non ha seguito l'azione De Crescenzo, ci sarà rimessa laterale a favore dello Ostuni. Quartulli dietro per Fiorentino, Mario Paz. De Crescenzo. Fiorentino. Mario Paz, ancora Fiorentino. Mario Paz, va via bene. Ancora poi la sfera per Ramirez, dentro ancora due volte. Poi Alemão! Ancora lui! Alemão! Per il 7-2 del Cassano, tripletta per Alemão.
e adesso a 2 minuti e 14 secondi dal termine dell'incontro si fa difficile per la squadra. Fuori Quartulli, fuori Mario Pazzi, dentro Simone e Andrea lo tesoriere per lo Ostuni. Lo tesoriere. Ramirez, ancora lo tesoriere, perde palla, la recupera Le Monache. Poi Kevin. Alemão. Kevin. Barbosa. Alemão. Kevin. Barbosa. Dentro per Alemão. Barbosa. Tutto di prima adesso il Cassano. Alemão. La palla dentro per Le Monache. Al limite dell'area va a bloccare De Crescenzo. Lo tesoriere. La palla per Fiorentino. Perde palla, la recupera Le Monache. Poi ultimo tocco di Lo tesoriere. Anzi no. Ultimo toccare Le Monache, rimessa laterale a favore del Ostuni. Lo tesoriere per Ramirez. Lo tesoriere prova ad andare via, lo fa bene. Poi palla che termina sul fondo, rimessa a favore Cassano. Le Monache. Lo Russo. Le Monache, dentro per Lo Russo, palla troppo lunga. Intanto fuori Kevin, dentro Bolari per il Cassano. Lo tesoriere Ramirez, ancora lo tesoriere, dentro per Ramirez, recupera Lo Russo, poi sbaglia il loro suggerimento, rimessa la palla a favore Ostuni. Lo tesoriere Castellano. Ramirez. Lo tesoriere. Castellano. Messo giù dallo Russo. Calcio di punizione a favore dello Ostuni. Quarto fallo commesso dal Cassano. Cinque secondi al termine dell'incontro. Cassano 7, Ostuni 2. La conclusione forte di Lo tesoriere, palla che termina sul fondo. Con le mani di Benedetto, per Alemão, di testa Alemão. Palla che termina di poco alta. De Crescenzo per Ramirez, va via Ramirez, la palla per Castellano. Sbaglia il suggerimento Castellano, poi Le Monache prova ad andare via allo tesoriere. Contiene bene, mette palla in calcio d'angolo. Volari per Lo Russo, la botta di Lo Russo, palla alta. Castellana per Ramirez. Castellana. Finisce qui Olimpico Ostuni Cassano. Vince la squadra ospite per 7-2. Arriva qui il triplice fischio del direttore di gara. Può far festa il Cassano. Andiamo a rivedere quelli che sono stati i marcatori dell'incontro. La prima rete di Salamida al primo minuto del primo tempo. Poi possiamo dire che c'è stato solo Cassano, doppietta di Barbosa, doppietta di Kevin e tripletta di Alemão. C'è stata anche la rete di Schiavone per lo Ostuni, ma Olimpico Ostuni che è stato protagonista di un ottimo primo tempo. Poi alla lunga sono uscite le qualità e le caratteristiche del Cassano,
che con un gran palleggio e una grande tecnica è riuscito a portare a casa i 3 punti. Sale a 43 punti in classifica il Cassano, resta a 26 l'Olympique Ostuni. Cassano che ospiterà sabato prossimo la capolista Isernia, e quindi sarà una partita tutta da vivere quella che si vedrà al Palangelillo di Cassano. E i giocatori del Cassano possono far festa sotto la propria curva. Siamo con il direttore dell'Atletico Cassano, Mimmo Vicoli. Direttore, allora, un Cassano che quest'oggi è partito come un diesel, ha subito un gol da parte dello Ostuni, poi possiamo dire che è stata una partita in discesa con una grande prestazione da parte dei ragazzi che hanno messo in campo le loro qualità e hanno portato a casa 3 punti importanti per la classifica. Sì, assolutamente sì, ritengo che l'inizio di partita un po' stentato era pure per prendere le misure di questo campo effettivamente poco consono e al quale siamo poco abituati. Effettivamente loro hanno segnato subito su palla a centro con un tiro da fuori, quindi il campo, diciamo, dovevamo prendere bene le misure. Sono d'accordo sul fatto che la partita poi è stata giocata in maniera veramente magistrale, i ragazzi hanno messo in campo tecnica, cuore, corsa, hanno tenuto bene il campo e credo che la vittoria sia meritata. Sabato prossimo arriva l'Isernia, capolista, che partita si aspetta? Beh, sicuramente una squadra che non mollerà nulla perché è composta da giocatori che fanno del campo il loro pane quotidiano. Quindi sicuramente una partita difficile. Noi purtroppo abbiamo un paio di defezioni perché mancherà ancora Chico che ha un problema all'adduttore. Satalino oggi si è fatto male, quindi andremo un po' con qualche defezione, però ce la metteremo tutta per metterli in difficoltà. Spero che magari vengano con un po' di testa alle vacanze, ecco. Cassano che proverà a rientrare tra le 4 migliori quinte per poter andare a fare i playoff, al momento solo il girone A, B e C probabilmente ha delle quinte posizionate meglio in classifica. 3 punti contro l'Isernia sarebbero davvero importanti. Sì, effettivamente dobbiamo guardare essenzialmente i nostri risultati, quindi dopo aver fatto il risultato noi andiamo a vedere i risultati degli altri. Oggi abbiamo vinto, adesso ci rendiamo conto le altre cosa hanno fatto, è così che bisogna fare, è così dobbiamo fare sabato, è necessario prima per noi fare punti e poi guardare gli altri cosa hanno fatto. Ritengo che se vinciamo sabato, con la vittoria di sabato dovremmo essere dentro i playoff e come una delle migliori quinte ci sta bene così. Grazie mille al direttore dell'Atletico Cassano. Dal palazzetto dello sport di Ostuni è davvero tutto, ricordiamo il risultato finale, Cassano batte Olympique Ostuni 7-2, il più cordiale buon proseguimento di serata.